Quattro Amici, Hugh and the Best. La nuova musica italiana dal web. Sta per iniziare la nuova puntata di Quattro Amici. Il male che hai nella testa lo sai, è un'immagine candida che spiega chi sei anche quando non vuoi, anche quando fuggi da te. Dici di scegliere l'onda più semplice senza risolvere niente. Lasciati perdere dentro di me, che non resterò qui per sempre. In questa puntata di Quattro Amici iniziamo con la musica. I protagonisti sono i Settembre Nero. Com'è che nasce, diciamo, la vostra musica per quanto riguarda la creazione, diciamo, dei brani? In realtà le canzoni di Settembre Nero nascono sempre come canzoni di una rock band. Poi attraverso un passaggio sala prove, studio, sala prove, acquisiscono delle coordinate sonore in base a determinati stili di elettronica che a noi piacciono, e che in questo caso per questo disco sono stati quelli della drum and bass o della dubstep, che vanno però comunque sempre a suonare e ad arrangiare, ad interpretare una scrittura che fondamentalmente è quella di un gruppo rock. Cioè, i Settembre Nero in realtà non nascono proprio come band elettronica, no? No. Voi eravate più legati al rock. Sì, assolutamente. Anche sì. Perché ormai di storia alle spalle se ne è vista un po', no? Giusto? Voi siete in piedi dal 2010. Dal 2010, ed è sempre stata una cosa caratterizzata come rock band, con, non so se qualcuno di voi ha mai letto Nathan Never o fumetti di questo tipo. Cioè una rock band con l'esoscheletro elettronico. Come ti vuoi, non è quello che sai. Cosa pensi, non è ciò di cui parli. Prendi chi sei, non ti perdere mai. Non avresti più nulla da dirti. Dici di scegliere l'onda più semplice senza risolvere niente. Lasciati perdere dentro di me, se non sai cosa dire di no. La dittatura del piano B, questo è il titolo dell'album nuovo, fresco, appena diciamo finito, stiamo ascoltando delle tracce insieme, i testi in italiano. Why? Vedi che ho messo anche... E perché farlo in inglese, secondo noi, è troppo facile. Il fatto di scriverlo in italiano, invece, ci sembra una scommessa decisamente più valida. Se non hai niente con cui farti del male, rinuncia a scegliere il mio odore. Non costa niente a parte l'inclinazione ad esser boia di sé. Adesso che hai bruciato l'ultimo fiore, non ho più niente da immolare a questo unico impossibile amore, per cui ormai non c'è più niente da fare.